Buonasera a tutti, buonasera a tutto il team di Borsa Italiana. Siamo al termine di queste 3 giornate intense di lavoro e vi ringrazio di essere qui presenti davanti alle nostre telecamere. Ci salutiamo quindi con questo incontro corale per raccontare insomma quelli che sono stati i fatti, le informazioni che sono emerse appunto in questi 3 giorni. Lascio la parola al nostro direttore Giuseppe Castellini e buon lavoro. Grazie, dottoressa Barbara Lunghi, il dottor Luca Davano. Abbiamo fatto oggi una bella intervista. Adesso questo è come un po' un backstage, anche perché per far capire lo staff, l'impegno per organizzare prima e gestire durante questa 3 giorni tra la Star Conference. L'AIM, parliamo ormai di quasi 2700-2800 meeting digitali, insomma, uno sforzo davvero grande che ha fatto Borsa Italiana, e è giusto dare insomma riconoscimento a tutto lo staff. Dottoressa, lascio la parola a lei, cominciamo con la dottoressa Barbara Lunghi. Buongiorno, buonasera, anzi, siamo appunto in chiusura, mi faceva piacere farvi conoscere il team e a fare, come diceva, un po' di dietro le quinte di un'iniziativa che è stata di grandissimo successo e che ha comportato uno sforzo importante, diciamo, nelle settimane precedenti, in questi giorni, ma con un team solido e come dire, stanco, credo, a quest'ora, ma che ha condotto i lavori in modo impeccabile. Io darei subito la parola alla regista di questa iniziativa, Enrica Iannicelli, e così ci facciamo un po' raccontare da lei com'è andata. Grazie, grazie Barbara, grazie per il titolo di regista. In realtà questi grandi eventi sempre sono il risultato della collaborazione di un gioco di squadra interno e un gioco di squadra esterno. Sicuramente le nostre conferenze sono delle conferenze molto importanti, molto rodate, le abbiamo vissute per tanti anni nella loro modalità, nella loro versione fisica, le conosciamo molto bene. Tuttavia, e per esempio, quando appunto a febbraio noi eravamo già, io e Sofia, che appunto lavora insieme a me, eravamo già nel pieno dell'organizzazione della conferenza Star nella sua versione classica, quella fisica, quindi essendo partiti addirittura a dicembre. Ovviamente, quando poi è scoppiata l'emergenza, abbiamo dovuto ripensare molto velocemente a delle soluzioni alternative, prima iniziando a spostare la conferenza e poi pensando ad una modalità diversa, perché comunque la nostra priorità era sempre quella di Il nostro pensiero era sempre quello di pensare proprio alle nostre società e a come supportarle per agevolare appunto l'incontro con gli investitori istituzionali, domestici ed internazionali. Quindi, quando appunto è scoppiata l'emergenza, abbiamo ripensato, abbiamo dovuto ripensare molto velocemente. Le nostre conferenze hanno delle caratteristiche abbastanza peculiari. Ovviamente vedono dei numeri sempre molto alti, molto importanti da tanto tempo in termini di adesione. Sono delle conferenze multibroker, dove quindi è veramente importante lavorare in stretta collaborazione con tutti i broker coinvolti. Sono sempre molto attese dalle società che aderiscono numerose e l'abbiamo visto dai numeri, sono state ben 108 le società che in queste 3 giornate hanno partecipato e sono un appuntamento storico, imperdibile. La Star è arrivata alla 19ª edizione e anche l'AIM quest'anno ha compiuto la terza edizione. Quindi, partendo con dei presupposti così anche importanti, abbiamo dovuto ripensare ad un formato virtuale.
che non è stata una cosa proprio facile, non è stata una cosa banale. Abbiamo quindi cercato di immaginare una conferenza virtuale che in qualche modo ricalcasse la versione fisica che appunto ha trovato così tanto successo. Abbiamo ovviamente dovuto esplorare tutte quelle che sono le diverse opzioni di piattaforme disponibili e che in questi mesi, ahimè, di lockdown abbiamo tutti un po' imparato a conoscere. E abbiamo immaginato una formula nuova senza distaccarci tanto da quella che è la formula classica, che fosse quanto più possibile funzionale per l'organizzazione di una conferenza con dei numeri così alti. Devo dire che la complessità ci ha accompagnato lungo tutto il percorso di preparazione, sia per i numeri incredibili che per la gestione delle diverse attività e delle tecnologie. E qui sicuramente vorrei tirare un po' in ballo Sofia, che insieme a me appunto ha dovuto veramente aiutarmi e a gestire questa grande complessità. Abbiamo, devo dire, passato innumerevoli notti e tanto tempo insieme proprio per riuscire a gestire questa complessità. Sofia, se vuoi magari anche tu fare un cenno in merito proprio a quanti sono, diciamo, i temi che devono essere in qualche modo tenuti in conto nella fase preparatoria. Sì, devo confermare che è stato un processo molto complesso, che ha richiesto tantissima attenzione da parte nostra e che ha richiesto comunque un grande sforzo per cercare di comprendere quali potessero essere tutte le varie sfaccettature da tenere in considerazione. Quindi abbiamo dovuto comunque muoverci in fretta e muoverci bene, ma devo dire che alla fine, dopo tutti questi 3 giorni passati dietro a uno schermo a seguire tutte le conferenze che abbiamo portato avanti in questi giorni, devo dire che insomma è stato uno sforzo che però ne è valsa la pena, ecco, perché. E soprattutto credo che quello che conferma pienamente quanto appena detto da Sofia sia proprio il fatto che, avendo vissuto diciamo questi 3 giorni in diretta, quindi collegati dalle 7 del mattino alle 8 di sera e vedere, no, lo svolgimento dei meeting, anche se proprio da dietro le quinte, perché noi riuscivamo a seguire tutti i vari appuntamenti, tutti i vari meeting, ma semplicemente in maniera proprio di presenza, quindi vedevamo che i soggetti si collegavano, quindi eravamo confidenti che il meeting era in corso, avevamo i feedback delle società, e devo dire che questa, diciamo, l'aver vissuto, no, tutta la fase di preparazione estremamente importante, ma aver vissuto questi 3 giorni è sicuramente poi un elemento di grande soddisfazione. Ovviamente la tecnologia è uscita, ma come in tante altre situazioni, è uscita come vincitrice di questi mesi così difficili, e tutti un pochino ci siamo resi conto che probabilmente un po' spinti dalla necessità, siamo tutti in grado di utilizzare meglio e di più la tecnologia, e questo sicuramente credo che sarà un insegnamento, un elemento di cui dovremo fare tesoro anche per le organizzazioni future di grandi eventi, anche proprio per rispondere a dei temi diversi di sostenibilità, ma che comunque diventano sempre più importanti. E l'altra parte più importante, che ho accennato prima, è stato il grande lavoro di squadra, nel senso, io e Sofia abbiamo sì lavorato e ovviamente fatto un po' seguito tutta la parte organizzativa, ma ovviamente un evento così grande non può essere soltanto sulle spalle di 2 persone, è ovviamente un lavoro
grandissimo di team, del nostro team interno sicuramente, che ci ha supportato, ci ha aiutato tantissimo, ed è poi un grande lavoro anche proprio di coordinamento e di allineamento con tutti quelli che sono gli stakeholder, in particolare i broker ci hanno supportato molto, ci hanno aiutato, abbiamo continuato nel corso del tempo a tenere una conversazione sempre aperta, ci siamo confrontati spesso e volentieri. E anche il supporto dei due grandi provider che ci hanno aiutato nel performare, no? La conferenza nel suo insieme, che sono VirgiliAR e Open Exchange, ovviamente sono stati estremamente importanti per la riuscita di un grande progetto come questo. Ovviamente poi c'è tutta la parte dei dati, no? Dell'analisi dei dati, delle statistiche, eccetera, e su questo, per esempio, la collega Elettra è la persona che sicuramente ci ha supportato di più, e come diceva Barbara, le passerei volentieri la parola per il suo contributo. Grazie Enrica e grazie Barbara. Allora, Star Conference e Limit Italia Conference richiedono sempre, in ogni edizione, una grande preparazione di dati e di statistiche, che vengono preparati con anticipo e vengono poi aggiornati in prossimità dell'evento, proprio per averli disponibili durante questi 3 giorni appunto molto intensi. E durante questa edizione virtuale, quello che ho ancora di più realizzato rispetto alla versione fisica è l'importanza e la necessità di esprimere all'interno proprio magari di anche un comunicato stampa i risultati chiave e degli elementi precisi, allo stesso modo fornendo delle informazioni di dettaglio ma concise e adatte ad ogni tipo di lettore, sia italiano che estero, e quindi appunto mostrare interesse alle nostre conferenze. Sicuramente ho realizzato anche che durante questa conferenza virtuale, dove ogni comunicazione anche internamente con i nostri colleghi è avvenuta in modo digitale, l'importanza di scegliere poi i messaggi da condividere con i media piuttosto che con il mercato, e questo si ottiene solo grazie anche a uno sforzo di team, che possiamo dirlo anche in questa occasione è distante ma unito, come appunto è stato lo slogan di questi mesi di lockdown. Un'altra cosa che ho riscontrato anche magari nel rapporto con le società durante questi 3 giorni più intensi è stata proprio l'importanza nella reattività, nella relazione con loro, benché intermediata da un cellulare o un video, proprio per poterla condividere con Enrica e Sofia, che sono sempre state così precise nel trasformarle poi in azioni concrete che permettano a noi di Borsa Italiana di fornire sempre il supporto alle nostre società clienti. Quindi, se dovessi un po' sintetizzare con 3 parole chiave quello che la mia esperienza di conference ritengo fondamentale, sono la precisione nel fornire un dato accurato e completo per chi ci ascolta e quindi per i diversi interlocutori, la velocità di reazione a queste 3 giornate intense, che a sua volta richiede una preparazione in anticipo, e la coesione di un team che permette di portare avanti questo grande evento da anni. Che dire, io sono molto orgogliosa di tutto ciò e vi ringrazio anche di questa opportunità e finestra di attenzione sul lavoro appunto che è alle spalle di quello che si vive poi pubblicamente in una conferenza fisica e virtualmente in questo tipo di conferenze digitali. Grazie dottoressa. Il dottor Tavano non è intervenuto, l'ho visto, ma non è intervenuto. Beh, perché sono stato ben rappresentato, ecco, poi in realtà da quelli che effettivamente hanno consentito di proseguire su questo lavoro. Bene, come grazie. Diciamo, questa mattina in 3 giorni si sono concentrati gli sforzi di 2 mesi di duro lavoro, ed è quindi giusto che poi chi ha portato avanti questa iniziativa abbia poi il modo di poterlo rappresentare in tutte le sue complessità. Bene, grazie dottor Tavano. Dottoressa Lunghi, Ad Maiora allora. Ad Maiora. Ad Maiora. Grazie mille. Grazie a voi.